Il Città di Teramo fa 6 vittorie di fila, battendo il Favale grazie al gol decisivo di Matteo Di Giacomo nel primo tempo e continuando la rincorsa alla prima della classe, Turris Valpescara. Teramo senza Palumbo ma con un Degidio in più in panchina. C'è Icramellà in attacco accanto a Kovalonox con il capitano Speranza e Di Giacomo che tornano titolari dopo la panchina iniziale contro il Casoli. Nel Favale, terza forza del girone, ci sono Africani ed Olivieri a condurre l'attacco. Il Diavolo guida il primo tempo dal punto di vista del possesso palla, mentre i pericoli che crea il Favale dalle parti di Bozzi sono soprattutto potenziali. Farindolini dopo 3 minuti pesca Kovalonox in area che però non incapoccia con forza e Ragni para abbastanza agevolmente il tentativo dell'attaccante lettone. Al 12° Di Blasio crea scompiglio in area biancorossa con tentativo finale che non trova però lo specchio di porta. Al 19° ancora Farindolini protagonista con iniziativa personale che non mette grande apprensione a Ragni. Le chance calano nonostante il Teramo mantenga la manovra, ma il Diavolo trova il gol con l'uomo forse migliore della partita in più occasioni importante in entrambe le fasi. A metterci lo zampino al 40° è ancora Farindolini con Di Giacomo che si accentra e manda di testa il pallone alle spalle di Ragni per l'1-0 della formazione di Pomante. Prima di rientrare negli spogliatoi, il Teramo ci prova in ripartenza, portata avanti dai Cramellà e conclusa da Sputore con tiro che però non ha fortuna. Nessun cambio ad inizio ripresa con il Favale che ci prova al 9° con Osmeni, che si libera bene per il tiro, ma il tentativo non è poi altrettanto produttivo. E Teramo dopo un minuto perché Farindolini questa volta imbecca Icramellà, il cui tiro a beffare Ragni trova la deviazione provvidenziale in calcio d'angolo proprio dell'estremo ex Pescara. Al 12° dagli sviluppi di un angolo Bozzi calcola male i tempi di uscita, ma i compagni evitano che il Favale possa concludere a porta vuota. Al 13° ancora brividi per il Teramo con Toscani che incrocia dalla distanza non trovando la porta. Al 18° Stefano Degidio fa il suo nuovo esordio in maglia Teramo prendendo il posto di Icramellà. Le squadre si allungano, il Favale prova a crederci ma senza riuscire ad impensierire Bozzi. L'esiguo vantaggio però porta il Diavolo a vivere gli ultimi minuti di partita di sofferenza con gli ospiti che si riversano in avanti senza riuscire a pungere. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara manda i titoli di coda con il Teramo che va a festeggiare con i tifosi giunti al Pigliacelli. Sabato prossimo per la formazione di Marco Pomante ci sarà la trasferta a Castelnuovo contro il Fontanella. Oggi soprattutto la prima frazione è stata la migliore prestazione che abbiamo fatto dal punto di vista tecnico. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, il secondo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni per raddoppiare e lì giustamente se non sei cattivo, poi oggi sinceramente abbiamo incontrato secondo me fino ad oggi una delle migliori squadre che il Teramo ha incontrato fino ad oggi, è una squadra solida, come avevo detto all'inizio, che ci ha lasciato pochi spazi. Siamo stati bravi il primo tempo a sfruttare quell'occasione con Matteo Di Giacomo, però questa è una grossa vittoria perché ci dà continuità e ci dà morale. Proprio per sopperire magari anche all'assenza di Palumbo hai avanzato un pochino Farindolini per dar manforte in avanti? Sì, mi sono messo 3-4-3 praticamente, 3-4-2-1, ma anche per dare una mano anche a Anas, per metterlo nella sua posizione ideale e piano piano si sono viste cose belle dal punto di vista delle giocate. Questo è un modulo che abbiamo provato un giorno e mezzo. Questa squadra davanti mi dà tante possibilità, è normale che questa scelta è stata un po' obbligata perché Palumbo è venuto a mancare gli ultimi 2 giorni. Che... un modulo per Degidio anche. Ma Degidio l'ho detto anche 2 giorni fa, può fare anche la seconda punta nel 3-5-2. Degidio in questa categoria può fare la differenza, è normale che l'avete visto, non è in condizione, oggi sarà stata pure l'emozione, voleva strafare, lui deve capire che io l'ho detto a lui e l'ho detto anche 2 giorni fa, non dobbiamo addossare la responsabilità tutta su Degidio, è un giocatore importante per la categoria, però come lo sono degli altri del resto, lui deve pensare a giocare insieme alla squadra, lui non deve risolvere nessun problema, noi problemi non ne abbiamo, ci servivano dei giocatori per aumentare il livello tecnico, fortunatamente è arrivato lui perché penso per questa categoria è un lusso, però lui non deve avere nessuna responsabilità, deve essere se stesso, deve fare quello che faceva in D, lo può fare tranquillamente anche in promozione. Credo onestamente che il pari sarebbe stato più giusto, ma come lo era martedì scorso, purtroppo veniamo da 2 partite contro la prima e la seconda dove abbiamo ben figurato, a fine partita prendiamo i complimenti ma non abbiamo portato via punti. Dicevo alla fine ai ragazzi, speriamo le prossime volte di fare noi complimenti e portar via qualcosa, però al di là delle battute credo che la squadra sia comportata molto bene in queste 2 gare,
abbia dimostrato di poterci essere. È chiaro che il nostro campionato non è quello del Teramo né quello della Turris, quindi rimbocchiamoci le maniche e da domenica ricominciamo il nostro cammino, perché la classifica è corta, si fa presto a rimanere sotto. L'obiettivo del Favale, l'ho detto in settimana, nelle migliaia di interviste che mi hanno fatto, è quello di non soffrire, di divertirsi e non soffrire, quindi racchiude tutto. Vogliamo fare un campionato divertendoci, facendo crescere dei ragazzi, dei giovani e programmare il futuro. Non abbiamo velleità di primato, ma sicuramente di toglierci qualche soddisfazione. Sono convinto, ma lo ero già prima di queste due gare, che c'è una squadra forte. Affrontare il Teramo, che effetto le ha fatto? Ma è sempre una bella gioia tornare, rivedere vecchi amici, gente che ho ritrovato, delle persone che fanno il servizio d'ordine, che c'erano nei miei tempi, quindi è sempre un piacere.